Ferrarelle è un'azienda che fattura 230 milioni di euro, è un'azienda che è tornata ad essere interamente italiana nel 2005, è stata acquistata da una famiglia imprenditoriale italiana, quindi sono quasi 20 anni, relativamente giovani. Compie quest'anno 130 anni dalla prima data di imbottigliamento. Siamo un'azienda multi-brand, abbiamo un portafoglio abbastanza corposo, che è anche una peculiarità in questo settore, perché competiamo con aziende che hanno uno o due marchi. Noi ne abbiamo diversi, i principali sono tre: sono Ferrarelle, Vita Snella e Fonte Essenziale. Cambia continuamente, basta pensare agli ultimi tre anni cosa è successo, no? Da consumi fuori casa si è passati al delivery, chi faceva consumi a casa, quindi la classica GD, si è messa a fare anche fuori casa, insomma, con i bar in ogni punto vendita. E a questa velocità di cambiamento, secondo me, l'industria deve imparare a reagire in maniera più tempestiva. Tutto quello che è medio grande superficie di fatto è per il consumatore, a mio modo di vedere, un unico retail environment, che invece troppo spesso è iper complicato da parte dell'industria. L'altro concetto, secondo me, molto interessante, è quello della digitalizzazione. Anche su questo io credo che il mondo dell'industria della distribuzione siano molto indietro rispetto a quello che il mondo potrebbe offrire. L'esperienza d'acquisto non è per niente digitalizzata, la digitalizzazione è un po' usata per fare efficienza e per fare cost saving, ma non ancora per dare al consumatore un'esperienza d'acquisto più veloce e più semplice. Se teniamo in mente quello che veramente oggi vuole il consumatore finale e orientiamo a quella consapevolezza l'innovazione in strumenti digitali, l'innovazione di prodotto e i processi commerciali, facciamo forse meno cose, le facciamo meglio e le facciamo con più efficacia. Spende tra gli 80 e 90 milioni di euro all'anno, quindi è una delle categorie del largo consumo più alto spendenti. Quindi anche qui c'è una dicotomia, no? Come vediamo prima, marchi premium che hanno una propria distintività e marche private, qui c'è una dicotomia tra valore medio che si riesce a guadagnare. Considerate che una bottiglia di acqua minerale si vende mediamente a 22 centesimi al litro oggi nel mercato. Sin da quando l'azienda è tornata a essere un'azienda italiana familiare, ha fatto della sostenibilità un valore intrinseco nel proprio DNA. Noi ci definiamo i contadini dell'acqua. Il nostro vicepresidente ama citare questa definizione, proprio perché trattiamo un bene naturale e per legge non lo possiamo neanche trasformare, lo dobbiamo imbottigliare così com'è e portarlo, la nostra missione, diciamo, è portarlo nelle case dei consumatori o nei ristoranti, perché lavoriamo molto anche nel mondo del fuori casa, con le qualità intatte rispetto a quelle che Madre Natura ci ha dato. In questo contesto, preservare l'ambiente che ci ha fatto questo dono è per noi un valore fondamentale. E tra l'altro non è una strategia commerciale, in alcuni casi si parla di sostenibilità come strategie commerciali, essendo una cosa che costa molto. Chi fa sostenibilità realmente sa bene che costa molto, per tutti quelli che la fanno è un costo, quindi o ci si crede veramente oppure si rischia di andare nel campo del greenwashing. Noi abbiamo una struttura commerciale complessiva che è intorno a 90 persone, dove abbiamo anche però alcune figure di marketing e trade marketing. Diciamo, la parte puramente vendite è sui 75 unità, divisa in due canali di vendita, perché operiamo appunto sia nel mondo della GD che nel mondo del fuori casa, dove abbiamo una presenza anche rilevante. Abbiamo una struttura che tende a essere sempre più integrata per quanto riguarda la parte di sell-in e la parte di sell-out, perché noi crediamo fortemente che oggi la differenziazione anche in questo campo non debba essere così marcata. Un venditore che gestisce un cliente deve sapere perfettamente quello che succede all'interno dei punti vendita, e quindi, insomma, tendiamo alla convergenza nelle organizzazioni di sell-in e di sell-out.